Ciao a tutti, allora questa sera vi faccio un piccolo tutorial sull'allineamento del gimbal, l'allineamento avanzato del gimbal del Fimi X8 Mini, perché con l'allineamento preciso del gimbal si evitano diciamo, il 90% o anche di più i problemi di orizzonte storto. Per fare questo allineamento è indispensabile avere un riferimento il più possibile verticale e orizzontale. In pratica io sto utilizzando questo termosifone, questo è il mio riferimento verticale e questo è il mio riferimento orizzontale. Dopodiché uso una riga per allineare l'incrocio del riferimento verticale e orizzontale con il mio obiettivo del drone, proprio con il centro della camera. Una volta che ho ottenuto un allineamento, fatelo bene, io adesso l'ho fatto abbastanza in maniera, diciamo così, fittizia, diciamo un po' così alla Carlona, però io l'ho già eseguito in effetti il coso e ho preso tutte le misure in maniera da essere esattamente allineato alla giusta altezza, eccetera, eccetera. Allora, una volta acceso il tutto, abbiamo il nostro bel drone che sperabilmente è allineato, adesso non è allineato, lo allineiamo con il nostro riferimento, adesso è leggermente alto, ma vedete. Allora, dopodiché andiamo nel gimbal, andiamo in Advanced Settings, Advanced Settings, e a questo punto abbiamo questa bellissima schermata con la possibilità di riallineare. A questo punto possiamo modificare gli assi. E allineiamo la linea che si sta spostando. Diciamo che adesso facciamo fatto una calibrazione più o meno così casuale, ma in questo modo abbiamo allineato lo schermo, dopodiché lo schermo, il gimbal, dopodiché c'è una calibrazione del gimbal e sperabilmente a questo punto con le diciamo, la cosa che gli abbiamo dato dovrebbe essere calibrato perfettamente centrato. E a questo punto, una volta che la calibrazione è terminata, il sensore così dovrebbe sperabilmente funzionare tutto come deve. Va bene, a questo punto questo tutorial è completato e vi auguro di riuscirci e di avere un'ottima calibrazione per il vostro Fimi X8 Mini. Ciao!